Venerdì 1 febbraio 2013, sono come vedete le 22:08. I mercati, come sempre, hanno chiuso da pochissimi minuti. Una settimana che di nuovo si è mostrata assolutamente interessante. E tra poco andremo, come sempre, a commentare il tutto nella videoanalisi settimanale insieme a me, Stefano Bargiacchi, Prof. Ste. Prima, però, volevo ringraziare quanti di voi hanno apprezzato la nuova maniera, diciamo così, con cui possiamo rimanere in contatto a livello intraday, dando una maggiore importanza anche all'interazione tra noi, grazie alla rinnovata pagina Facebook Prof. Stay, che appunto diciamo approfitta di tutte quelle che sono le novità nelle fan pages introdotte negli ultimi mesi da Facebook. Quindi potete trovare qui tutti gli aggiornamenti anche in intraday, ovviamente tempo permettendo, i commenti ai mercati. Avete la possibilità di commentarli, avete la possibilità di scrivermi direttamente dei messaggi anche da qui. Insomma, la novità è piaciuta tantissimo, e a me per primo, perché ottimizza ancor più il discorso didattico nell'ottica sempre del metodo Prof. Stay. Tra l'altro vi ricordo a questo proposito che martedì, il 5 febbraio, c'è un corso gratuito sul Market Profile, si terrà a Legnano, le iscrizioni e gli ultimi posti sono ancora disponibili, trovate, organizzato da FXGM, sul sito, qui nella parte dedicata ai corsi gratuiti, appunto, il link per iscriversi. Quindi un'altra giornata insieme, quella di martedì 5 febbraio a Legnano, con un corso sul market profile e l'analisi intermarket, quindi sicuramente un'altra occasione didattica da non perdere all'insegna, come sempre, del metodo Prof. Stay. Veniamo a quello che è accaduto questa settimana. Lo sapete perché lo abbiamo vissuto ieri, sia con le persone che sono venute a Milano all'altra giornata gratuita organizzata da Tradelink, il Market Training Tour. Abbiamo avuto modo di vederci personalmente, e altre persone erano collegate con video live. Abbiamo vissuto insieme quella discesa, e meglio la prima parte di quella discesa, che al mattino ha visto l'Eurostoxx scendere con decisione al di sotto dei 2729, che erano stati segnalati come il massimo di quella congestione che venerdì scorso lo Stoxx aveva rotto al rialzo e che poi nelle prime giornate della settimana aveva mantenuto, ma che poi purtroppo prima, nella giornata di mercoledì, c'era stato già un deterioramento della situazione, con un minimo fatto segnare poco al di sotto dei 2729 a 2724, ma una chiusura avvenuta nella giornata di mercoledì a 2730, quindi un solo tick al di sopra del 2729. Purtroppo nella giornata di giovedì, dopo una prima battuta, ancora un piccolissimo tentativo di risalita al di sopra del 2729, c'è stata una repentina, direi, discesa, l'abbiamo, ripeto, vissuta insieme, e un proseguimento di negatività che ha poi portato l'Eurostoxx a chiudere, diciamo così, nella zona dei minimi, analogamente a quanto ha fatto il DAX. Vediamo qui il DAX nella giornata di ieri, anche se vediamo che c'è stata un pochino meno di negatività per quanto riguarda il DAX, e lo stesso DAX aveva appena penetrato nel corso della giornata quell'area di congestione, di nuovo, che a sua volta aveva rotto al rialzo nella giornata di venerdì. Un discorso a parte vale per il FIB, perché già mercoledì c'erano state fortissime discese, lo sappiamo, dovute al caso Saipem, che ha dominato un pochino la scena e ha influenzato tantissimo il nostro indice, lasciandolo poi per il resto della settimana avere una storia un pochino a sé stante, che quindi per questa settimana non consideriamo, anche perché, come abbiamo detto, l'interazione con gli altri indici si è sicuramente ridotta a partire dalla giornata di mercoledì. Concentrandoci quindi su quello che, come sempre, è un pochino la giusta media fra le diverse forze, rappresentata appunto dal futures sull'Eurostoxx, che consiglio come sempre a tutti di seguire, quello che è successo nella giornata di oggi, e lo vediamo bene di venerdì appunto per
primo febbraio, appena conclusasi con il market profile, è stato inizialmente un tentativo di accettazione. Come sempre, dopo le forti discese, la giornata inizia con una volontà di accettazione, o meglio, con una necessità di accettazione, e quindi con un profilo che, almeno a livello teorico, avrebbe dovuto svolgersi tutto di fronte al livello di chiusura, con una ampiezza relativamente contenuta ed una forma normale. Mi riferisco ovviamente alla teoria del market profile. Quanti non la conoscessero possono appunto approfittare della giornata di martedì 5 febbraio, dove, organizzata da FXGM, avremo modo appunto di vedere insieme il market profile ancora una volta. Dicevo comunque che l'accettazione in realtà non c'è propriamente stata, perché vedete appunto che in qualche modo il profilo non è simmetrico e non si svolge in un range ristretto di fronte al livello di chiusura, ma anzi c'è stata una sorta di recupero e una chiusura che mostra appunto una sorta di, dico sorta di rigetto di quello che è avvenuto ieri e che potrebbe far ben sperare per la settimana entrante, ma come sempre la cautela, e lo ha dimostrato la giornata di ieri, non è mai troppa. Ancor meglio sul DAX. Non c'è stata proprio accettazione, addirittura c'è stato un gap rialzista che non si è chiuso nel corso della giornata. Il DAX si è portato al di sopra dei massimi di ieri per chiudere appunto nella zona dei massimi odierni. Quindi il DAX ha in qualche modo rigettato la negatività di ieri. Certo è che sul DAX resta aperto un gap molto piccolo e che si trova, lo vediamo bene, all'interno di un'area di congestione con tutte le conseguenze del caso. Andiamo a vedere meglio sul grafico del DAX giornaliero. Ecco, vedete come, ripeto, c'è stato questa mattina, venerdì 1 febbraio, un gap rialzista che poi non si è chiuso, ma in buona sostanza il gap a questo punto si trova all'interno della congestione. Detto questo, però, resta il fatto che in buona sostanza anche l'Eurostoxx ha, un po' come il DAX, in qualche modo rigettato, anche se non del tutto, vediamo tra un attimo perché, la negatività che si è vista nella giornata di giovedì 31. Dico non del tutto perché se guardiamo ancora una volta il grafico giornaliero, vediamo che l'Eurostoxx è rimasto al di sotto dei 2729 che rimangono anche per la settimana e le prossime sedute, la settimana 21 e le prossime sedute, il livello chiave sul quale concentrare la propria attenzione, perché se di vero recupero si tratta, è chiaro che lo stocks dovrà rapidamente tornare al di sopra di questo livello 2729. Quindi il modo per giudicare quanto accaduto ce l'abbiamo ancora, concentrando l'attenzione sul massimo della congestione che aveva per un po' di tempo intrappolato l'Eurostoxx, a partire dai rialzi del 2 gennaio, dal gap rialzista che è ancora aperto. Quindi, se è vero che da un lato c'è stato un piccolo rigetto, parziale rigetto da parte dell'Eurostoxx della negatività di ieri, se è vero che il DAX ha più fortemente rigettato la negatività di ieri e addirittura si è riportato al di sopra, lo vediamo bene, della congestione che dal 2 gennaio ha portato alla lateralità che solo venerdì scorso si era, venerdì, l'ultimo venerdì di gennaio, si era rotta al rialzo. Quindi diciamo che sul DAX si può ancora parlare di un test dell'area di congestione, e qui la riuscita verso l'alto dello stesso DAX è ciò che ce la fa classificare come test, anche se purtroppo invece per quanto riguarda l'Eurostoxx c'è stato un rientro nell'area di congestione, e in questo c'è una divergenza che è assolutamente da risolvere nelle prossime sedute. Per questo, se di vera positività si tratta, o meglio di vero rigetto della negatività di giovedì 31, è necessario che l'Eurostoxx si porti al di sopra e rapidamente dei 2729, con una chiusura di barra giornaliera al di sopra della stessa. Diciamo appunto che la negatività è relativa fin qui, ma la cautela non è mai troppa, come sappiamo, perché il gap del 2 gennaio è rimasto ampiamente aperto sull'Eurostoxx, ma
anche sul DAX, che aveva già tentato di chiuderlo, pur avendolo lasciato aperto di pochissimi tick per ben 2 volte, e ancora una volta la negatività di questa settimana non ha portato il DAX, o meglio il ritracciamento, perché più che di negatività per il DAX si può parlare di ritracciamento, a insidiare il gap del 2 gennaio, che rimane ancora un altro riferimento importante e rimane ancora assolutamente aperto. Altro elemento importante riguarda il Bund, che nella giornata di venerdì ha avuto uno spunto rialzista, ma poi nell'ultima parte ha marcatamente mostrato una discesa che, lo vediamo qui nei grafici intraday del Bund, non è per ora corrisposta ad un rialzo così marcato su DAX e Stoxx, ma è sicuramente un elemento sul quale focalizzare la propria attenzione a partire dalle prossime sedute, quindi a partire da lunedì. Altri elementi che tendono a propendere un pochino di più per la positività, almeno temporanea, anche se di nuovo cautela, 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 è il fatto che da un lato vediamo il Nasdaq e l'S&P 500 hanno sicuramente, specialmente nella seduta di venerdì, riportato la positività. Lo vediamo in particolare con il Nasdaq, che ha quasi raggiunto i massimi precedenti qui, che sono i massimi ovviamente di gennaio, ma e soprattutto quelli di ottobre, che aveva per un pelo raggiunto appunto in gennaio per poi ridiscendere al ribasso, e quindi c'è di nuovo un pochino di positività sul mercato americano, positività che si vede poi anche dall'S&P 500, che ha proprio nella giornata di venerdì raggiunto, anche se non penetrato, l'area dei 1510, al di sopra dei 1500, livello chiave psicologico, perché sono i massimi storici in qualche modo dell'S&P 500, che quindi ovviamente sono un livello da tenere assolutamente d'occhio. E allora, e di nuovo, massima cautela, il mercato sembra per il momento aver rigettato la negatività di giovedì 31, ma è assolutamente vitale e necessario vedere che cosa accadrà settimana prossima. Come sempre, una giusta media fra le varie forze in campo è individuabile seguendo l'Eurostoxx, e in particolare osservando come si comporterà rispetto al livello di 2729, perché, ripeto ancora, se di vera positività si tratta, è necessario che l'Eurostoxx si riporti al di sopra di questo livello con una chiusura giornaliera, e poi ovviamente ci rimanga e vada a, ovviamente, sempre in modo relativamente rapido, a risuperare i massimi precedenti, che sono poi i massimi di gennaio. In senso ribassista, invece, abbiamo il gap del 2 gennaio, che resta ormai da un mese il riferimento più importante per un'eventuale ripresa della negatività. Quindi la cautela ci porta, come sempre, a tenere presenti tutti gli elementi, sia rialzisti che ribassisti. Il nostro dovere è solo quello di osservare in modo oggettivo il mercato e rivalutare momento per momento quello che accade. Se volete, con gli strumenti del metodo Profit, ma anche con i vostri propri, perché dico sempre, il metodo Profit è solo un punto di partenza dal quale poi voi dovete affinare e migliorare le vostre tecniche di trading. I livelli sono assolutamente chiari, ovviamente, e su Facebook tutti gli aggiornamenti tempestivi e in tempo reale, come sempre, e non solo, ma settimana prossima, martedì 5 febbraio, avremo modo di passare un'altra giornata insieme, grazie al corso sul Market Profile e l'analisi Intermarket organizzato da FXGM, che si terrà appunto a Legnano e dove ovviamente vi aspetto. Grazie di nuovo a tutti, perché è stata veramente una settimana interessantissima sotto il profilo didattico. E di nuovo appuntamento sia sulla pagina Facebook, sul sito, martedì 5, lo ripeto, a Legnano, presso la sede di FXGM. Insomma, in tante tante occasioni avremo modo appunto di stare insieme sia di persona che virtualmente. A presto!